Buongiorno Annalisa. Buongiorno Enzo, a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Roma Capitale. Cara Annalisa, oggi dovremo commentare un fatto di cronaca piuttosto brutto che è accaduto e sicuramente ne sei a conoscenza, di quel sedicenne che ha tentato il suicidio deriso perché è omosessuale e si è lanciato appunto da una finestra della sua scuola a Roma. Fortunatamente l'auto un'auto ha attutito l'urto, quindi è fuori pericolo, però insomma questo deve farci riflettere su un tema che purtroppo si ripete, no? Quello dell'intolleranza. Assolutamente, diciamo che noi a distanza di mesi, è già la seconda terza volta che ci occupiamo insomma di questi adolescenti saturi ed esasperati da questi giudizi e pregiudizi sociali rispetto appunto alla loro identità sessuale. Ecco, noi ricordiamo brevemente. Che sì, cosa niente, possiamo fare? No, Annalisa, io la domanda insomma è classica, ma come possiamo fare per evitare che questo si ripeta costantemente? Qual è il ruolo in questo caso, soprattutto degli insegnanti, che in questo veramente hanno una responsabilità enorme? Guarda, Enzo, io credo che la cosa più importante c'è sicuramente l'alfabetizzazione, ma nel senso che molto probabilmente andrebbero organizzati all'interno delle scuole dei progetti mirati proprio a diciamo così, approfondire questa tematica dell'omosessualità, il discorso dell'identità sessuale e di come si costruisce soprattutto durante l'adolescenza in questa fase della vita. E bisognerebbe sicuramente poi anche organizzare dei gruppi, un piccolo gruppo, un grande gruppo, dove comunque si cerca di sensibilizzare questi adolescenti che ancora non hanno acquisito completamente le loro consapevolezze o le loro capacità critiche sul fatto che ovviamente un ragazzo in questa epoca della vita in cui è molto vulnerabile rispetto a tutti i suoi aspetti identitari, quindi l'affettività, la sessualità, se giudicato e appunto su uno di questi aspetti può purtroppo provare un senso di impotenza così forte e così alienante da poi accedere ad un gesto così estremo e spesso poi anche definitivo. Diciamo però Enzo anche un'altra cosa che a me ha molto colpito dell'articolo, perché il giornalista sottolineava anche che il papà di questo ragazzo era piuttosto invalidante e sprezzante rispetto alla tematica. Sì, sì. Comunque nel caso di questo ragazzo infatti diciamo che non c'è stato solo diciamo così un discontrollo e comunque un poco accudimento da parte della scuola. Sicuramente anche la sua condizione familiare non era assolutamente favorevole, quindi comunque queste forme di intolleranza e di pregiudizio partivano già dalla famiglia. Per cui era un ragazzo sicuramente molto solo. E qui tu dici, scusami Annalisa, tu dici bastata una miccia che poteva essere magari una battuta di qualche coetaneo a scattare praticamente questo meccanismo, no? Di tentare, insomma. Sì, ma sicuramente insomma un ragazzo che molto probabilmente avrà accumulato tanta rabbia, tanto senso di frustrazione e soprattutto ripetere un ragazzo solo, un ragazzo che non veniva ascoltato e un ragazzo che sicuramente non sarà stato accolto in questa sua difficoltà, per cui non poter parlare con nessuno né a casa né a scuola della propria sessualità, doverla in qualche modo inibire per paura di essere giudicati, poi purtroppo porta anche a questi gesti estremi. Ovviamente di solito all'interno delle scuole, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, dovrebbe essere presente uno sportello di ascolto psicologico. L'abbiamo detto cui, più insomma, volte, magari, infatti. Per cui da parte delle insegnanti poteva esserci sicuramente la delicatezza di indicare a questo ragazzo questa possibilità, no? Cioè di andare a parlare con un collega e di cercare di capire un pochino, comunque di elaborare tutta la rabbia, tutta la frustrazione derivante appunto da questa condizione. Però purtroppo, ripeto, questo ragazzo era già invalidato a livello familiare, per cui comunque la sua situazione era piuttosto complicata. Poi stavo vedendo un po', almeno per quanto riguarda le informazioni che abbiamo, che è un ragazzo molto riservato, bravo a scuola, però ecco, da quello che si capisce, una persona introversa, insomma, e questo forse non credi che un po' ha contribuito, no, a questo gesto? Assolutamente sì Enzo, nel senso che ovviamente un ragazzo introverso è un ragazzo che
ha in qualche modo degli schemi rispetto all'altro rifiutanti. Quindi un ragazzo che sicuramente, in particolare nei primi 3 anni di vita, ma poi insomma nell'arco di tutta la sua vita, ha sicuramente esperito delle esperienze per cui diciamo così, un confronto o comunque una richiesta d'aiuto era sempre poi diciamo così, assecondata o comunque accolta con una chiusura da parte di un adulto. Per cui ovviamente un bambino e poi un adolescente che esperisce sempre questo rifiuto, questo muro e non un accudimento e un ascolto non giudicante, è un ragazzo che ovviamente tende ad evitare qualsiasi tipo di rapporto sociale, qualsiasi tipo di confronto con gli adulti. E purtroppo non è un'epoca della vita facile, e soprattutto questo aspetto dell'identità sessuale, che comunque è un argomento molto delicato e poi insomma un po' complicato, fra virgolette, riuscire a giudicarsi o meno omosessuale a 16 anni, nel senso che comunque è un ragazzo in trasformazione, ma per cui sicuramente potrebbe avere diciamo così, potrebbe presentare degli indicatori, però comunque va anche guidata questa scoperta della sessualità. Invece questo ragazzo è solo, questo ragazzo non ne poteva parlare con nessuno, anzi veniva deriso, anzi veniva giudicato, e quindi di fronte all'impotenza e alla solitudine spesso molti ragazzi reagiscono in queste modalità molto molto estreme. E poi Annalisa, scusa, volevo dirti, dico, stiamo parlando di un periodo adolescenziale che, come tutti sanno, è il periodo più delicato, no, della crescita di un ragazzo, e quindi anche lì ripetiamo, il ruolo di un assistente sociale, di uno psicologo nella scuola è determinante per questa età, no? Assolutamente, anche perché, ripeto, i ragazzi a quell'età spontaneamente non si rivolgono ovviamente ai servizi territoriali, un po' perché non hanno le competenze, non li conoscono, e un po' appunto perché non hanno quelle autonomie di poter uscire, potersi recare alla ASL piuttosto che in ospedale, eccetera. Quindi gli sportelli all'interno della scuola dovrebbero avere proprio questa funzione, quindi in qualche modo di fungere da stato cuscinetto fra una società piuttosto invalidante e complicata per quell'epoca della vita, dei genitori spaventati, spesso spaventanti, e anche che hanno poche armi rispetto a questi figli, e poi una classe docente che, l'abbiamo detto anche l'altra volta, insomma, veramente spesso è chiamata ed è delegata a compiti che non dovrebbero spettargli. Ma infatti. Per cui insomma, esatto, per cui insomma lo sportello d'ascolto dovrebbe fungere proprio da aiuto a 360 gradi di tutte queste realtà. Veramente questi ragazzi sono molto molto soli in una società che li iperstimola, e non è facile elaborare i propri vissuti personali e riuscire in qualche modo anche a elaborare poi le reazioni degli altri. Annalisa, ti ringrazio tantissimo, e ci aggiorniamo naturalmente, speriamo con notizie un po' più allegre di questa. Vabbè, tanto grazie per essere stata con noi, ti auguro un buon weekend. Grazie Enzo, a te, tutti i radioascoltatori, e mi raccomando, io consiglio sempre ai genitori di questi adolescenti, non scoraggiatevi e ascoltate i vostri figli. Bene, grazie Annalisa Reale, psicologa e psicoterapeuta, che è stata con noi in diretta qui su Radio Roma Capitale.